Noi siamo volontari del Servizio Civile Nazionale per Informa Giovani del Comune di Rieti e per quest'anno ci occuperemo di un progetto che si chiama appunto Giovani in Europa, e quindi questo siamo qui per ottenere informazioni, per conoscere e cercare di fare qualcosa per i ragazzi e per mandarli appunto in Europa. Anche io ho fatto un'esperienza all'estero, sono stata in America per un anno, quindi cerco sempre di non lo so, dare consigli ai giovani della mia età che magari vogliono fare un'esperienza di vita. È sempre buono comunque imparare dalle altre culture. Aspettiamo proprio questo, avere maggiori informazioni, sempre più progetti a livello europeo che ci permettano poi di presentarli ai ragazzi e ai giovani per farli partecipare a questa esperienza che non è solo un'esperienza di lavoro ma un'esperienza anche di vita. Finanziamenti a progetti, contributi, programmi di studio all'estero, in una parola, opportunità, soprattutto per i giovani. Questa dovrebbe essere l'Europa del futuro, ben diversa quindi da quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ognuno di noi, frugandosi in tasca, può trovare un pezzetto di Europa. L'euro, infatti, è entrato ormai da 10 anni nelle nostre vite, cambiandole per sempre. Ma può bastare una moneta a farci sentire davvero cittadini europei? Certamente no. E infatti la distanza fra le istituzioni comunitarie e i giovani, che dovevano essere i veri protagonisti del processo di unificazione, va aumentando di anno in anno. Una distanza dovuta principalmente alla mancanza di unità politica e di concretezza che ne faccia percepire ai giovani l'utilità nella vita quotidiana e lo slancio ideale nelle loro aspirazioni e nei loro sogni. Si è parlato di questo e di molto altro al Festival d'Europa che si è svolto dal 16 al 10 maggio con 3 padiglioni allestiti in Piazza Signoria a Firenze e tante iniziative di carattere istituzionale e culturale sparse per la città. All'appuntamento hanno partecipato le più importanti personalità politiche di Firenze, come il sindaco Matteo Renzi, e della Comunità Europea, come il presidente della Commissione Europea Barroso e il presidente del Parlamento Europeo Jerzy Buzek, oltre che, in teleconferenza, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La manifestazione, promossa dall'Istituto Universitario Europeo, aveva l'obiettivo di trasformare la città in un laboratorio creativo e di comunicazione per la diffusione della conoscenza dell'Unione Europea. Il tema centrale del festival è stato quello dei giovani, a cui l'Europa guarda con particolare attenzione anche attraverso iniziative destinate proprio a loro come Youth on the Move. Io sono Francesca Trani, lavoro all'agenzia LLP per il programma Leonardo da Vinci, che ha sede a Roma. Questa iniziativa comunitaria Youth on the Move, di cui oggi qui a Firenze c'è il lancio a livello nazionale, si occupa proprio di accrescere il livello di conoscenze, di competenze, di abilità di tutti i giovani europei, valorizzando proprio le esperienze di mobilità all'estero, sia durante il percorso di studi che durante il percorso universitario, che poi anche in una fase precedente alla ricerca e all'entrata proprio nel mondo del lavoro. Effettivamente questa esperienza dà un background di conoscenze, di competenze, di abilità davvero molto importante. Sono Sara Pagliai, anch'io lavoro all'agenzia LLP che ha sede qui a Firenze, la collega Francesca Trani è nella sede di Roma dove si occupa di formazione professionale, l'agenzia di Firenze si occupa dell'altra parte di programmi Erasmus per l'università, Comenius per le scuole e Grundtvig che dà delle opportunità per gli adulti in generale. Insomma, un mese di maggio tutto all'insegna dell'Europa, visto che oltre al festival si svolge in queste settimane alla stazione Leopolda la rassegna artistica e culturale Fabbrico Europa, giunta quest'anno alla 18ª edizione. Da segnalare, sempre in tema di Europa e giovani, in occasione del 2011 come anno europeo del volontariato, la possibilità di partecipare al servizio volontario europeo per i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 30 anni, promosso da 100 servizi volontariato Toscana. Un'ulteriore opportunità non soltanto di fare qualcosa di utile, ma anche per sentirsi davvero cittadini d'Europa.